Ciao a tutti amici e amiche di N79 Gaming, eccoci ragazzi, siamo tornati su Farthest Frontier e oggi andremo finalmente a parlare del farming. Cercherò di spiegare un po' tutto quanto e in base a quello che diciamo sono riuscito ad imparare, tra virgolette, leggendo varie guide, guardando la wiki, partecipando al Discord e quant'altro. Allora, come funziona il farming? Allora, siamo sulla stessa mappa che ho utilizzato per fare le due guide precedenti, che vi ricordo se non avete ancora visto, andatela a guardare, sono sul canale, sono due parti dove spiego più o meno come funzionano le prime fasi di gioco e come fare per iniziare, diciamo, al meglio la vostra partita. Allora, partiamo dal farming. Come si creano i campi? Prima cosa. Allora, mettiamo in pausa, i campi si creano sempre dal menu edifici, andiamo a produzione di cibo, c'è campo coltivato. Allora, prima cosa da farvi capire, intanto ricordatevi sempre la fertilità, andiamo a creare il campo dove è più verde e se avete seguito le mie guide avete scelto, diciamo, già un posto adatto allo scopo. L'importante della fertilità è che sia almeno ragazzi maggiore del 60% se volete avere una buona riuscita dei campi, perché dove piazzerete inizialmente il campo conta molto, perché poi aumentare la fertilità del campo stesso anche sopra. Adesso vedete qui io sto al 76, noi potremmo poi piano piano lavorando il campo nella maniera giusta potremmo farlo arrivare anche a più del 76%, però più è bassa la fertilità iniziale del campo, più sarà difficile far salire la stessa facendo anche le varie lavorazioni, perché il gioco è fatto in questo modo e anche giustamente direi, nel senso più scegliete il posto adatto all'inizio, meglio scegliete il posto adatto all'inizio, più vantaggi avrete, come tutto poi Farthest Frontier. Come abbiamo visto, infatti, più programmate, più mettete le cose al posto giusto e meno problemi avrete in futuro. Ok, allora dicevamo, la prima cosa da fare è creare il campo. La dimensione minima per costruire i campi è 5x5, la dimensione massima è 12x12. Cosa conviene fare all'inizio? Un campo grande o un campo piccolo? Io tendo a partire sempre con un campo piccolo, o comunque il più piccolo possibile, cioè 5x5. Questo perché? Perché ogni volta che si inizia la costruzione di un campo, il gioco prende uno dei vostri braccianti e lo trasforma in agricoltore. Quell'agricoltore comincerà a lavorare il campo per fare in modo che diventi appunto un campo coltivabile. E perché ne faccio uno piccolo? Perché comunque i lavoratori inizialmente che andrà a prendere il gioco sono pochi, quindi ci metteranno molto tempo. Facendo un campo 5x5 vi assegnerà, come vi ho detto, vi assegnerà un agricoltore che si metterà là e comincerà a preparare il campo. Per preparare i campi ci vuole, ragazzi, molto 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 tempo. Quindi cosa conviene fare? Cominciare a fare, per esempio, un campo da 5x5. Finito quel campo, farne un altro, perché cosa fa il gioco? Il gioco assegna un altro dei vostri braccianti come agricoltore e lo manda a lavorare quel campo. E in più, anche l'agricoltore del campo che avete appena fatto si unirà a lui. E così facendo, così andando avanti, ogni volta che si crea un nuovo campo, il gioco assegna dai braccianti, assegna nuovi agricoltori. Quindi conviene fare magari inizialmente 2-3 campi piccolini a 5x5, creare diciamo una buona base di agricoltori e poi cominciare a fare i campi grandi. Oltretutto dipende anche quando si inizia a fare i campi. Adesso per esempio questa è la mappa che avevo usato prima, come vedete io ho 34 cittadini che sono effettivamente sono ancora pochi, sarebbero ancora pochi anche per fare il primo campo, ma comunque ai fini di questa guida conta poco, tanto appena comincerò a fargli lavorare il campo, poi skipperò e ci rivedremo quando il campo sarà già completo. Comunque, dicevo, se avete pochi cittadini, limitatevi a fare campi piccoli, perché comunque facendo anche un campo grande, metti per esempio un campo, non lo so, 7x7, 8x8. È vero che la resa sarebbe molto alta, ma magari a quel punto avreste talmente pochi cittadini che il cibo sarebbe anche troppo e andrebbe a finire va a finire magari che poi marcisce nel deposito e quindi è stato un lavoro sostanzialmente inutile. Quindi, fatta questa doverosa premessa, cominciamo a costruire il nostro campo. Allora, spostiamoci. Vedete qui che la zona è molto verde, 88-89% è
Perfetta, questa zona è perfetta. Io farei così. Calcolate che ogni cosa che c'è nel campo è un lavoro in più per l'agricoltore che poi dovrà fare il campo coltivato. Quindi tenete a mente questo, insomma. Adesso io lo mettiamo qua, 3, 4, 5. Ecco fatto. Piazzato il primo campo. Adesso andiamo un attimino velocemente. Vediamo che credo sia questo. Al momento, se noi clicchiamo qui, ci dice che la costruzione attiva, dice 5 lavoratori assegnati, ma comunque vedrete che ne rimane uno, non conta questa voce sui campi, non conta. Ok, quindi ragazzi andiamo un attimino veloci e vedete che cominciano ad arrivare i lavoratori che cominciano a sgomberare la zona per permettere poi all'agricoltore di coltivare appunto il terreno e farlo diventare un campo coltivabile. Adesso ragazzi io velocizzo un attimino il gioco e ci rivediamo appena il campo è pronto. Allora ragazzi, eccoci qui, il campo è stato creato. Diciamo che ci ha messo parecchio tempo a essere creato, più o meno un anno e mezzo. Ha finito verso diciamo primavera inoltrata, quindi ho preferito aspettare che finisse l'anno, perché adesso vi spiego anche perché. Ed eccoci qui pronti a cercare di capire come funziona il farming in Fartest Frontier. Allora, la prima cosa che dovete fare che vi consiglio di fare è mettere in pausa, perché così potete organizzare bene le vostre lavorazioni senza che il tempo vada avanti, perché come vedremo il tempo è fondamentale per far incastrare bene tutte le cose. Allora, qui l'icona con il punto interrogativo ci sta dicendo che questo campo ha stagioni di coltivazione vuote, quindi la prima cosa da fare è cliccare sul campo e si apre questa schermata che a prima vista può sembrare abbastanza confusionaria, anche perché non ci sono molte spiegazioni, come vedete. Allora andiamo per ordine. Questo pannello vi dà la possibilità di pianificare una rotazione delle colture per 3 anni. Ognuna di queste righe è un anno e ogni casella che vedete qui è un mese, sono 12. E la stessa cosa che vedete qui è quella che c'è qui in alto, cioè è il tempo attuale. Perché io ho preferito iniziare dal nuovo anno, perché così cliccando qui io ho tutto questo anno disponibile per poter programmare il tutto. Andiamo a vedere anche un attimino le voci qui sotto. Abbiamo i fattori di resa, abbiamo la fertilità che è quella che vi dicevo all'inizio, insomma, quella che premendo con F più è verde meglio è. Vediamo che la fertilità di questo campo in questo momento è dell'83%, che è un valore molto 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 alto. Come vi dicevo prima, la cosa diciamo migliore da fare per avere una buona resa del campo è cercare di stare con la fertilità sempre almeno sopra il 60%. Qui stiamo all'83%, è un valore veramente molto alto ed è buono, perché come vedremo poi vi permetterà di evitare alcune lavorazioni sul campo appunto. Sotto abbiamo il livello delle erbe infestanti, cioè quante erbe infestanti ci sono al momento su questo campo. Più alto il valore delle erbe, meno sarà la resa di determinati tipi di coltura, non tutte, ma poi andremo a vedere quali. Però ovviamente è sempre meglio avere le erbe infestanti il più basso possibile. Io cerco di fare sempre, quando programmo le colture, prima abbassare il livello delle erbe a zero. Stessa cosa dicasi per la rocciosità. La rocciosità indica quanta roccia c'è al momento sul campo coltivato. Più è alta, peggio è, ovviamente. Stesso discorso di prima: alcune colture reggono meglio la rocciosità, altre la reggono male. Quindi anche questo valore dovremo cercare di abbassarlo. Anche questo io tendo a portarlo sempre più vicino allo zero possibile. La miscela del suolo al momento la vedremo più avanti, perché al momento questa varia in base da coltura a coltura. Però calcolate che per miscelare il suolo avrete bisogno sia di argilla che di sabbia. Quindi se non avete, come io al momento, perché non ho nella cava di argilla né la cava di sabbia, se non avete nessuna di queste due materie a portata di mano, non potete fare nulla, e quindi non la calcolate.
Allora, andiamo a vedere, questo era più o meno il pannello informativo, andiamo a vedere come si progetta la rotazione delle culture. Allora, fare clic, come dice qui, fare clic per aggiungere culture, si spinge questo tasto e sul pannello sulla vostra destra vi dà tutte le culture disponibili ad essere piantate. Allora, andiamo un attimino a vedere, per esempio, qui abbiamo i fagioli. E vediamo tutte le voci che compongono questo pannello informativo. In alto ovviamente c'è la descrizione che è utile per capire cosa serve la coltura selezionata. Poi cominciamo a vedere tutte le voci. La prima è resa della coltura. Questa indica quanta resa avrete in base a quanta ne avete piantata, nel senso quanta sarà la resa finale della coltura selezionata. Il valore, come vedete, è 6,10. Più è alto, meglio è. Più è alto, più resa avrà quella coltura in base a quanta ne avete coltivata. Sotto abbiamo la tolleranza al gelo e la tolleranza al calore. Anche qui, più è alto il valore, meglio è. Queste stanno a indicare quanto la coltura tollera freddo e caldo e quindi andranno anche poi a saranno anche diciamo fondamentali, voci fondamentali per capire quando piantare una determinata coltura. Ovviamente una coltura con la tolleranza tipo questa, tipo il fagiolo, con la tolleranza al gelo molto bassa, non la dovremmo piantare all'inizio dell'anno perché le temperature saranno ancora fredde e quindi la coltura andrebbe a soffrire e la resa sarebbe minore. Per il caldo, stesso discorso, non dovremmo piantare culture che hanno tolleranza al calore bassa durante i mesi estivi. Il fagiolo, per esempio, è ottimo per essere coltivato durante l'estate o la primavera, o comunque fine primavera, inizio estate, ma non va coltivato all'inizio dell'anno perché soffre tanto il freddo e quindi non avrebbe sicuramente una buona resa. Poi sotto abbiamo la resilienza alle pietre, che indica quanto la coltura soffre il terreno roccioso, quindi il valore che adesso vedete qui al 19%, quanto soffre la coltura questa rocciosità del terreno. Il fagiolo per esempio ha una resilienza alle pietre molto alta, che vuol dire che qui il valore più alto meglio è, nel senso più alto più la coltura sarà resistente alle pietre. Quindi il fagiolo per esempio non ha problemi a crescere sulle pietre, vedete 10-10. Vediamo per esempio già le carote hanno una resilienza alle pietre di 3 su 10, quindi soffrirebbero molto il terreno roccioso. Poi abbiamo la soppressione delle erbe infestanti, cioè quanto la coltura aiuta ad eliminare le erbe infestanti. Anche qui, più è alto, meglio è. La carota, vedete, per esempio, ha 0 su 10, quindi piantando le carote non andrete in nessun modo ad eliminare le erbe infestanti, mentre piantando per esempio il grano saraceno, vedete, a 10 su 10 il grano saraceno aiuterebbe molto il campo a eliminare le erbe infestanti. Poi abbiamo il tempo di crescita, cioè quanto ci mette la coltura a crescere, quanto tempo ci vuole per la coltura a crescere. Qui è il contrario, qui più è alto il valore, peggio è. Ovviamente più giorni ci mette, o comunque sì, credo che siano giorni quelli, più giorni lavorativi ci mette la coltura a crescere, più tempo ci vorrà poi ovviamente a raccoglierla. Poi abbiamo l'impatto sulla fertilità. Attenzione, questo è un valore molto importante perché questo sta a indicare quanto la coltura alzerà o abbasserà la fertilità del terreno. Vediamo per esempio qui abbiamo il segale, abbiamo un valore di meno 4 sul più o meno 5. Allora, questa è abbastanza confusionale anche questa voce. Calcolate voi anche qui, non date troppo peso a questo meno 4, più 4, qui abbiamo meno 5, qui abbiamo per esempio più 2 su più 5. Io calcolo anche qui, calcolo un valore come tutte le altre, da 0 a 10. Più è alto il valore, meglio è. Perché non è che se per esempio qui dice la fertilità più 2, non è che se io poi pianto il pisello alla fine mi darà più 2 di fertilità, no, perché poi i valori che poi cercherò di riassumervi verso la fine del video, i valori sono fissi per ogni coltura dà o toglie tot fertilità, ma non in base al numero che c'è scritto lì, ma in base ad altri calcoli che fa il gioco, che sono ancora abbastanza vaghi.
e non si sono riusciti a capire benissimo, si è riuscito a venire a capo di quanto ogni cultura, quanto dà o quanto toglie. Quindi anche lì regolatevi in base anche al colore. Più è verde, più fertilità darà la coltura, più tende al rosso o all'arancione, meno fertilità darà. Dipendenza dalla fertilità invece è un valore diverso, nel senso questo vi sta a spiegare quanto dipende la cultura dalla fertilità, nel senso quanto una alta fertilità aiuterà a far avere più resa su una determinata cultura. Quindi se io vado a piantare per esempio il grano che ha una dipendenza dalla fertilità di 10-10, col mio 83% di fertilità avrò un'ottima resa. Mentre se vado a piantare una che ha meno fertilità, per esempio la carota che ha un 6 su 10, non ci sarà un grandissimo impatto. Quindi una carota su una fertilità del 60% è meglio sicuramente del grano che ha 10-10. Quindi, ricapitolando, la dipendenza dalla fertilità indica quanto dipende la riuscita della cultura della fertilità del campo. Anche questo è un valore da tenere d'occhio perché comunque poi facendo la programmazione triennale delle vostre colture andrà a pesare sulla resa finale di ogni cosa che pianterete. Poi queste sono le colture, sono tutte queste qui. Qui in basso abbiamo altre due voci che servono a scopi diversi. Qui abbiamo la manutenzione dei campi e qui abbiamo un'altra cultura particolare che è il trifoglio. A cosa servono? La manutenzione dei campi, come c'è scritto poi anche vedete nel box informativo, aiuta a ridurre il livello di erbe infestanti e la rocciosità. Mentre con il trifoglio andremo ad aumentare, vedete, impatto sulla fertilità 5,5. Il trifoglio è ottimo se volete aumentare la fertilità del vostro campo che magari si sta abbassando o che non è alta già di base, voi fate un giro di trifoglio e la fertilità si alzerà. Calcolate che il trifoglio non dà resa, non dà niente, è semplicemente usato per aumentare appunto la fertilità e può essere usato se si hanno le vacche, si può essere usato per far pascolare le vacche sopra il campo stesso in modo da nutrirle e poi le vacche dal canto loro faranno la cacca sul campo e aumenteranno la fertilità. Ma questo poi è un discorso che magari andremo a vedere in un altro video. Ok, detto questo, cosa consiglio io di fare all'inizio? Allora, inizialmente quasi quasi sempre avremo livelli di erbe e livelli di rocciosità abbastanza alti, quindi la prima cosa che io faccio per ogni campo è andare a cliccare sulla manutenzione e fare tre giri di manutenzione. In questo modo il primo anno sarà di manutenzione nel campo per fare in modo di arrivare a livelli bassi con la rocciosità e con le erbe infestanti e poi cominciare a programmare da lì per bene le prossime rotazioni delle colture. Fatto questo, si inizia a programmare la rotazione delle varie colture e sorge spontanea la prima domanda: quale coltura devo piantare? Allora, anche qui non c'è una risposta precisa perché cosa piantare va in base alle esigenze dei vostri cittadini, di quello che gli manca e di quello che gli serve. Allora, cominciamo con il dire che tutte le colture sono divise in quattro sottocategorie. C'è la categoria dei fagioli in cui vanno messi appunto proprio il fagiolo e il pisello, poi abbiamo la categoria degli ortaggi da radice di cui fanno parte la rapa e la carota e poi abbiamo la categoria dei cereali di cui fanno parte grano saraceno e segale. Allora, cominciamo a dire che per esempio gli ortaggi da radice sono buoni perché durano parecchio, diciamo, sono quelli che vanno a male più lentamente e oltretutto possono servire anche a dar da mangiare agli animali durante l'inverno. Mentre la categoria dei fagioli e la categoria delle verdure sono buone per la dieta dei vostri cittadini perché possono, oltre a fargli variare appunto la dieta, servono anche ad evitare di fargli venire lo scorbuto. Poi infine i cereali invece sono buoni perché servono a creare il pane, però i cereali andranno fatti quando si avrà almeno a disposizione il mulino per fare la farina. Prima di fare il mulino, coltivare i cereali è abbastanza inutile perché non se li possono ovviamente mangiare crudi.
E per finire c'è il lino, che è una categoria a parte, che non è una cosa che servirà per mangiare, ma il lino sarà utile e fondamentale per creare gli abiti. Detto questo, un'altra cosa importante da tenere a mente è la stagione in cui piantare determinate colture. Questo va in base a quello che dicevamo prima, cioè alla tolleranza al gelo e alla tolleranza al calore che ha ogni coltura. Il gioco, come vedete, qui fa iniziare la prima semina a gennaio, quindi ancora con il freddo. Ovviamente, non conviene mettere inizialmente colture che hanno una tolleranza al freddo bassa. Quindi, per esempio, se io metto la rapa va benissimo perché è a 10. Stesso discorso per la carota. Già il lino, vedete, ha un 6-10 e non è indicativo. Quindi basatevi sul valore tolleranza al gelo per mettere le colture all'inizio dell'anno. Stesso discorso quando si comincia a raggiungere l'estate, che è gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Quindi magari questo qui, questa zona qui, in questa zona qui, evitate di mettere le colture che hanno tolleranza al calore bassa. Per esempio, non mettete mai il pisello, non seminate mai il pisello d'estate, perché vedete che ha la tolleranza al calore di zero e quindi la resa sarebbe pessima. Detto ciò, cominciamo poi a organizzare il secondo anno. Allora, calcolando che avendo fatto tre giri di manutenzione avremo probabilmente il livello di erbe infestanti e di rocciosità abbastanza basso, quindi cominciamo magari con un anno di piantagione. Andiamo a piantare per esempio le carote, che hanno, vedete, una tolleranza al gelo abbastanza alta e comunque una buona resistenza alle pietre. Non andranno a sopprimere le erbe infestanti, ma a quello ci avrà già pensato la manutenzione che abbiamo fatto il primo anno. Dopo le carote andiamo a mettere magari i fagioli, che hanno, come vedete, una tolleranza al calore molto alta, hanno anche un'alta resilienza alle pietre e ci aiutano anche con la fertilità, perché come vedete hanno un 7 su 10, un più 2, 10 aumenteranno, ci aiuteranno a aumentare la fertilità. E una cosa del genere, diciamo, come inizio può andare bene. Per il terzo anno dipende da che cosa, dipende da come è messo alla fine di questa raccolta, da come è messo il campo. Se vedete che il livello di erbe e di rocciosità ancora è abbastanza alto, comunque io, come dicevo prima, punto sempre ad arrivare a 0%, quindi sicuramente non saranno a zero né l'uno né l'altro, quindi io farei un altro giro di manutenzione, e in base a quanto avete la fertilità cominciate a pensare se fare anche un giro di trifoglio. Perché se avete la fertilità bassa o comunque al di sotto del 60%, conviene fare magari un giro di trifoglio e un altro giro di manutenzione. E diciamo, questo è un primo triennio base che può essere utile a più o meno quasi tutti i tipi di campi. Perché poi, arrivati alla fine di questo triennio, non dico sicuramente, ma con buona probabilità, non avrete grossi livelli di erbe infestanti e rocciosità, e potete cominciare a concentrarvi, in base a tutto quello che vi ho detto prima, sulle colture, su quello che vi serve, su quello che non vi serve. Quello poi è una cosa che dovete vedere voi in base a come va la vostra città, cosa manca, cosa avete, a cosa non potete, diciamo, rinunciare in quel momento. Che sia esso un cereale perché avete messo il mulino e quindi volete fare il pane, che sia esso il lino perché volete cominciare a fare i vestiti per darli nuovi ai vostri abitanti e magari cominciare anche a venderli nella stazione di scambio, o magari cominciare a fare vegetali, ortaggi radice, fagioli, per cominciare a variare la dieta degli abitanti. Questo, come vi ho detto prima, dipende un po' dallo stato della vostra città. Per il resto, questa che vi ho messo qui è una rotazione iniziale abbastanza buona. Se come me avete una buona fertilità, come dicevo prima, sopra il 60%, ma diciamo per fare questa cosa assicuratevi che sia almeno sopra il 70%, potete decidere magari di togliere il trifoglio e mettere, per esempio, il pisello. Però a questo punto conviene, avendo il pisello la tolleranza al gelo molto alta, conviene mettere il pisello all'inizio e spostare la manutenzione
alla fine. Questa è un po' queste sono un po' le basi del farming. E una cosa che da vedere che non vi ho detto è la resa stimata che avete di ogni coltura che andate a programmare di piantare nel vostro triennio. Avete qui sotto la resa stimata. Da cosa è data questa resa stimata? Lo vedete cliccando qui. Vedete la coltura selezionata, la carota avrà un meno 2 per la fertilità, avrà meno 102 per le erbe infestanti e tutto, e poi le pietre, il bonus suolo, e alla fine avrete un riepilogo sulla resa media, cosa vi dà in più e cosa vi dà in meno. Fattori negativi, come vedete, meno 104 perché al momento ho meno 2 per la fertilità e meno 102 addirittura per le erbe infestanti, perché ovviamente in questo momento ho le erbe infestanti all'88%, quindi questo valore inizialmente non è molto attendibile, perché poi ovviamente facendo 3 giri di manutenzione le erbe infestanti e la rocciosità andranno a calare drasticamente il valore, quindi il malus datomi adesso dalle erbe infestanti non ci sarà più. Ha un malus sulla fertilità perché, come abbiamo detto, le carote, come vedete, impatto sulla fertilità è meno 2 e quindi mi daranno un malus sulla fertilità. Dipende dalla fertilità 6-10, quindi non tantissimo, quindi avere una fertilità alta per le carote non è molto importante. Diciamo che proprio a proposito della carota, dopo tutte le prove che ho fatto, dopo tutto quello che ho visto e che ho letto, la carota fondamentalmente è uno dei peggiori, una delle peggiori colture da fare. Però adesso per spiegare, diciamo, un po' il tutto l'ho messa. Però ecco, calcolate che a quel punto, se volete fare un ortaggio di radice, puntate sempre alla rapa più che alla carota. Adesso, per esempio, se io vado qui, mi dà la carota, come vedete, mi dà 195 di resa stimata e ci mette 3 mesi e mezzo. Io adesso la tolgo, ci metto la rapa, mi dà 122, che è un po' di meno, ma vedete che ci mette meno tempo. Poi qui, come vedete, le erbe infestanti sì, danno sempre un malus, però rispetto al 104 di prima, qui siamo a 64. Se calcolate che quel meno 63 delle erbe infestanti sparirà probabilmente, non del tutto, ma di una grossa fetta dopo i 3 giri di manutenzione, ecco che la resa delle rape vale di più rispetto a quella che può essere una carota. Ok, ultime due cose che vi volevo dire sono, come vi avevo detto prima, ogni coltura ha un valore base di fertilità che va ad aumentare o va a togliere. I valori basi sono questi che adesso vi vado a dire. Allora, il fagiolo, se lo piantate, il fagiolo vi dà a dare un punto di fertilità al campo. Stessa cosa dicasi per il pisello. Fagioli e piselli, quando li piantate, vi danno alla fine della stagione di raccolta, vi danno aumentare la fertilità di un 1%. La rapa vi va a dare meno 2 sulla fertilità. La carota vi va a dare meno 2 sulla fertilità, il lino vi va a dare meno 3 sulla fertilità, attenzione che il grano vi va a dare meno 6, il grano saraceno vi va a dare meno 2, la segale vi va a dare meno 5, il cavolo vi va a dare meno 4, il porro vi va a dare meno 5. Quindi ragazzi, in base a questo che vi ho detto, fate i vostri calcoli. Ogni volta che piantate una cosa che dà un malus alla fertilità, cercate poi subito dopo di rientrare o con il trifoglio che vi dà di base ogni volta che lo piantate, vi dà 3 di fertilità. Quindi dicevo, cercate di rientrare con il trifoglio o con le altre colture che abbiamo visto danno un bonus alla fertilità. Non sottovalutate questa cosa, perché poi più la fertilità scende, più è difficile farla risalire, ovviamente minore è la resa di quasi tutte le colture. Altra cosa e ultima che vi volevo dire è attenzione agli agricoltori, nel senso, adesso questo campo, come vedete, ha un solo agricoltore assegnato. Se io vado a creare un altro campo qui vicino, questo agricoltore, la sua priorità sarà quella di aiutare il nuovo agricoltore che sarà stato assegnato a creare il campo. Quindi non sarà qui, come vedete, adesso sta qui, sta facendo la manutenzione. Se io vado a creare un campo vicino, questo agricoltore farà
come cosa prioritaria aiuterà l'altro agricoltore appena tra virgolette assunto a creare il campo. Quindi tenete a mente questa cosa, nel senso che nel momento in cui volete costruire un nuovo campo, tenete a mente che le lavorazioni sugli altri campi saranno ferme fino a che quel campo non sarà stato reso campo coltivato. Come vi ho detto prima, ci vuole tanto a coltivare un campo, quindi tenete sempre a mente questa cosa, perché il gioco ragiona in questo modo. La creazione del campo coltivato ha priorità su tutto. Quindi se avete tanti agricoltori, bene, qualcuno sarà sacrificato e qualcuno no. Quando ne avete pochi, calcolate questa cosa, perché se io adesso vado a creare un campo, c'è il rischio che tutta questa stagione, o comunque buona parte di questo primo anno, non sarà affatto, perché il mio agricoltore, invece che essere qui a fare la manutenzione del suo campo, sta aiutando l'altro agricoltore a creare il secondo campo. E altra cosa, come il gioco consiglia, cercate sempre di creare una recinzione intorno ai campi, perché per evitare agli animali selvatici di entrarci e di mangiare tutto il vostro raccolto. E visto che succede e lo fanno, quello che consiglio io è sempre di creare una bella recinzione intorno a tutto il campo e metterci poi un cancello, che è questo. Ok, eccolo qui, lo mettiamo qui. Ok, detto questo, ragazzi, la guida è finita. Spero che vi sia utile. Se la ritenete utile, lasciate un like, un mi piace, iscrivetevi al canale. Come vi ho detto all'inizio, se non avete visto le mie guide precedenti, vi consiglio di farlo, perché comunque possono essere utili per cercare di spiegarvi al meglio come funziona più o meno il gioco. E per quanto riguarda, molti di voi mi hanno chiesto di fare una serie, e io, ragazzi, vorrei aspettare però la nuova patch, perché come ho letto andrà a risolvere parecchi bug e andrà ad aggiungere qualcosa di interessante. Quindi tendo ad aspettare quella, anche perché non, ogni volta che uscirà una patch, come già hanno detto più volte gli sviluppatori, i save precedenti non saranno compatibili. Quindi ogni volta che uscirà una nuova patch andrà ricominciata la partita, se si vuole avere, ovviamente, se si vogliono avere tutte le cose nuove della patch stessa, perché altrimenti, come spiegato, dicevo, dagli sviluppatori, la mappa, il gioco carica all'inizio la mappa, carica tutte le statistiche, carica tutte le cose. Se queste cose sono cambiate con la patch, non possono essere retroattive, perché sono già state caricate, quindi non possono essere integrate in un save precedente. Ok, ragazzi, detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!